Avete vissuto il grande evento al Palazzo della Ragione con il Turriga, presentato insieme ad altri pochissimi altri vini italiani, l'elite del vino in Italia. Invece alla Fiera di Verona, al Vinitaly, presentate il nuovo nato, Méry, che è un vermentino con quali caratteristiche? Méry nasce da un progetto di ricerca, come sempre una scommessa quella che facciamo noi, da un progetto di ricerca durato diversi anni, iniziato negli anni più caldi che abbiamo conosciuto in Sardegna, intorno agli anni 2000-2001. Quando si parte facendo degli studi approfonditi, non si sa mai se si riesce ad arrivare all'obiettivo. La consapevolezza però di chi fa questo tipo di investimenti è che comunque cammin facendo si impara sempre qualcosa e si cresce. E si cresce e poi si arriva a obiettivi che diventano fortemente competitivi, perché sono degli obiettivi che sono realizzati da te. E Méry nasce proprio da questo progetto di ricerca, che è un progetto che è stato portato avanti a livello ministeriale, quindi Argiola è stata la capogruppo di questo progetto. Un progetto di innovazione tecnologica dove si è realizzata proprio una macchina in collaborazione con l'azienda Bosio e Early Kid e con la Saras Ricerche, che ci ha aiutato quindi a predisporre i lavori proprio sulla neve carbonica, una macchina che è capace di ci dà una mano d'aiuto a abbassare le temperature delle uve direttamente nel vigneto, quindi le uve vengono tagliate, posizionate dalla macchina e si riesce ad abbassare notevolmente la temperatura dell'uva. Ciò vuol dire che le uve arrivano in azienda a temperature tra i 7 e gli 8 gradi ed è molto importante perché si evitano tutti i processi di ossidazione precoce, si vengono a preservare tutte quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità del vitigno e quindi del vermentino, e il risultato è un vino più sano.